Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio parlarvi dell'Xbox Game Pass che Xbox mi ha fornito. Mi ha fornito un codice per poterne parlare e io voglio parlarne in modo assolutamente libero. Io l'ho già usato, ho già usato altri codici, ho acquistato dei mesi per poter provare dei titoli e voglio fare un piccolo ragionamento. Intanto ringrazio Microsoft e di conseguenza Xbox. Andremo a vedere quello per PC e vedremo quello che ha da offrire. Ora, qua vedete che lo potete acquistare a 1 euro, io non lo posso fare perché l'ho già fatto, però in sintesi vi parlo della logica che si nasconde dietro questo PC Game Pass, che vi consente di giocare a oltre 100 giochi ed è presente in due versioni, l'Ultimate e quello normale, 11,99 o 17,99. Quello che include anche la console, quindi se avete un Xbox, l'Ultimate, potete giocare anche i giochi su console, ma soprattutto avete il cloud gaming che vi consente di giocare anche in streaming. Se avete la fortuna di avere una buona connessione, potete giocare in streaming direttamente così, streamando su uno schermo, su un tablet, su un qualcosa, diciamo di un PC che non è propriamente da gaming. Io vi prego di valutare anche il discorso dell'11,99€. Io sono un giocatore, lo ammetto, come molti di voi probabilmente, che ritiene che possedere un gioco sia meglio che giocarlo con un abbonamento che poi scade. Però ho fatto questo ragionamento e voglio sottoporlo anche a voi. Quanto ci giochiamo effettivamente un gioco? Mi capita spesso di comprare, perché ho la fortuna ogni tanto di avere qualche codice di qualche indie, ma per i giochi grossi, che gioco anche loro, devo acquistare il gioco. Quante volte mi è capitato di comprarlo e dopo 5 ore smettere, perché non mi piace, non è nelle mie corde, nonostante mi sia guardato recensioni e video, il gioco mi piaceva, però giocandolo ho voglia, mi viene voglia di altro, tantissime volte, buttando via i soldi. Voi considerate che se pagate un anno, psicologicamente è meglio di un mese, insomma, e calcolate che sono 12 euro, 10 mesi sono 120, più altri 24, 140 euro, 150 euro mettiamo. Voi pagate 150 euro e comprate un anno di PC Game Pass. 150 euro sono 2,5 giochi a prezzo pieno abbastanza grossi, 3 giochi a prezzo buono di 50 euro e sulle 40 euro comunque sono parecchi giochi anche quelli. 40 euro, 4 giochi circa. Vi faccio vedere ora quelli che sono i giochi che potete, alcuni di quelli di cui potete usufruire. Tra l'altro i giochi tanti vengono aggiunti anche al rilascio, quindi inizio a far vedere i più diffusi. Volete giocare a Minecraft? Lo scaricate e lo giocate. Volete giocare a Call of Duty Modern Warfare 3? Giocate. Football Manager, che vi può tenere impegnato, uno dei pochi che vi può tenere impegnati un anno o più, lo comprate e lo pagate 30 euro. Mafia Definitive Edition, volete giocarlo? Volete lo sfizio di poterlo provare? Lo giocate. E questo è un gioco che lo comprate, magari lo pagate 30-40 euro, ma è un gioco che vi dura magari 12-15 ore, e poi vi resta lì. Ok, siete collezionisti in digitale, ci può stare, però tenete conto che qua voi avete pagato un mese o un anno e lo giocate. Vi è sempre piaciuto Age of Empires 4, non lo volete comprare perché lo giocate qua. Forza Horizon costa 40 euro, magari lo trovate a 30-40 su Instant. Ogni tanto costa qualcosina meno, ma anche quando hanno fatto gli mega sconti Steam comunque 25 euro 30 costava. E ve lo giocate, e questo lo giocate in multiplayer con gli amici. Volete provare la standard edition di Flight Simulator? Vi comprate la cloche e tutto, il gioco lo giocate e non lo costa 50 euro. Volete giocare Sea of Thieves con gli amici quella volta? Avete altri amici, avete convinto altri amici che a fare il Game Pass e volete giocarlo insieme? Lo giocate insieme. Tra l'altro poi potete giocare anche al Forza Motorsport se avete un volante, potete giocare a Starfield, che è presente sul Game Pass da quando è uscito, quindi non ve lo comprate 30-40 euro, lo giocate. Tra l'altro non guardate i punteggi perché qua da 3.3, che è una valutazione bassina su una scala di 5, ma a me è piaciuto veramente tanto, quindi è soggettivo. Forza Horizon 4, quello più vecchio, vi piaceva un'ambientazione più inglese rispetto a quella del Messico? Giocate a questo.
Volete No Man's Sky? Gioco da centinaia di ore anch'esso? Lo giocate? City Skyline non vi convince? Volete provarlo? Volete magari non acquistarlo definitivamente perché non vi convincono i report sulle performance? Lo giocate qui. Avete amici con cui giocare Among Us? Giocate ad Among Us. Volete provare Lies of P, Persona 3? Cioè, lo fate. E sono tutti giochi che se li sommate anche solo 3-4 di questi raggiungete la cifra. Però non avete solo questi, avete quelli aggiunti di recente, c'è Atlas Fallen, esce, magari un gioco, lo potete giocare subito. Ci sono anche gli indie, poi, vabbè, c'è Doom 1 e 2, Creatures of Ava, che è un indie questo, potete giocare Kanitsugami, adesso io ve lo dico fuori dai denti, questo non lo trovate neanche per vie alternative. Volete comprarlo su Instant? Costa 40 euro. Volete comprarlo su Steam? Ne costa ancora di più. Ne parlano bene, ma non sapete quanto vi può piacere un Tower Defense. Io sono sempre aperto di mentalità, a me i Tower Defense non piacciono, ma magari con una buona meccanica piacciono. Tipo Diplomacy is not an option è un Tower Defense che però mi è piaciuto. Dungeons of Interberg, anche questo un indie. Flintlock, ne parlano tutti un po' così così perché magari non ha carattere. Io ho provicchiato qualcosa, non mi è dispiaciuto. Qua ce l'avete, lo giocate, lo scaricate, lo giocate. Cia, anche questo ne parlano bene. Savage Planet, Journey to the Savage Planet, che avevo fatto un video anni fa. Ho portato il video anche di Robin Hood Sherwood Builders. Lo volete provare, non lo volete acquistare? E qua ce l'avete. E stiamo solo andando avanti con le sezioni, questi sono più di 100 giochi. Avete tutta la collana di Bethesda. Non avete mai giocato Fallout 4? Ce l'avete. Skyrim, Doom Eternal, avete Deathloop, bellissimo, l'ho finito. Avete, vabbè, Fallout 76 che costa talmente poco, però lì ce l'avete. Wi-Fi Rush, Wolfenstein, i vari Wolfenstein, quindi ve li volete giocare tutti. Vi piacciono i sparatutto, ve li giocate. Fallout New Vegas, Ghostwire Tokyo, se non l'avete riscattato quando era gratuito su Prime Game o Epic, qua ce l'avete. Il Fallout 3, i Dishonored, i Rage, li regalavano anche loro su Epic, però Redfall, e qua l'altro Wolfenstein, quindi li avete tutti. Avete anche i The Evil Within. Avete le avventure con Astroneer, che è un bel indie, esplorativo, cooperativo, ve lo giocate con amici. Plague Tale Requiem, questo può valere il prezzo del biglietto perché comunque è un gioco che pagate 20-30 euro ma ha una fine, è un viaggio che fate, un'esplorazione, dovete giocare l'altro prima, però ve lo giocate, è una grafica bellissima, però lo finite e vi resta. Stessa cosa anche Amnesia, cioè vi resta, nel senso continuate con l'abbonamento, non l'avrete ok fisicamente ma ne usufruite con tutti gli aggiornamenti. Stesso discorso Amnesia The Bunker, magari dura 12-15 ore, ve lo giocate. Così come Another Crab's Treasure, che è carino, avete gli Arx Fatalis, che è un gioco, vabbè, piuttosto vecchio, As Dusk Falls, molto bella come avventura, avevamo fatto forse un video su questo, Atomic Heart è un gioco che divide un po' il pubblico, perché chi piace, chi è piaciuto il level design, chi non è piaciuta la storia, è uno sparatutto molto interessante, Battletech, e altri, Ben 10, vabbè, questo è un'altra cosa. Abbiamo anche i giochi di ruolo, quindi, vabbè, più o meno quelli che abbiamo già visto, ci sono anche degli indie, quindi Brotato, Bloodstained, Ritual of the Night, molto bello, Crusader Kings, Darkest Dungeon, Death Door, che è stato di recente tradotto, Conan Exiles, ci ho fatto più video. Abbiamo gli sparatutto, quelli che, vabbè, parte ne abbiamo già visti, però, parte, vabbè, i Doom, Everspace 2, molto bello, i Fallout, i Doom, tutti i Doom, praticamente l'1, il 2, il 3, e l'Eternal. E questi sono invece una categoria dei rilasci del primo giorno, dove praticamente vengono rilasciati il giorno dell'uscita. Quindi anche quando è uscito Still Wakes the Deep, che è un'avventura che comunque dura sulle 10-15 ore, di una fuga da una stazione petrolifera che si sta distruggendo, molto bello anche graficamente, qua ce l'avete gratuitamente, potete giocare a Hellblade 2, Manor Lords, quali chiamano Game Preview gli Early Access su Steam, ma anche Euden Chronicle, Under Diros, anche questo tecnicamente non lo trovate per vie traverse, ve lo dico perché tanti magari hanno anche questa abitudine di provarli prima di comprarli, ma qua ce l'avete e lo potete giocare, questo vi porta via comunque una cinquantina di ore. Tunic, avevo fatto il video. Lightyear Frontier, questo è quello, diciamo, survival all'interno di un Mac. Tra l'altro gli sviluppatori mi avevano invitato alla loro presentazione, ma poi mi hanno detto, no, guarda, il tuo canale è troppo piccolo, io non l'ho comprato, e lo posso giocare da qui.
Vabbè, qua il Persona Escape Academy, molto carino anche questo, molto bello da giocare anche in cooperativa, un escape room da giocare con amici. E poi abbiamo, vabbè, la sezione multiplayer dove abbiamo già visto la gran parte di questi titoli, però volete giocarvi anche a Lords of the Fallen perché pari migliorato tantissimo dopo gli ultimi aggiornamenti, ve lo fate, anche Grounded, un survival alla tesoro mi si sono ristretti i ragazzi da fare con amici, Dead by Daylight. E poi ce ne sono molti altri, perché se voi andate a sfogliare il catalogo dei giochi, tanti che non abbiamo visto qui sono con il flag verde della... E adesso qua io ho qualche filtro di che mi rallenta un pochino la navigazione all'interno. E qua siamo nel Microsoft Store, quindi io posso sfogliare tanti giochi e trovarne tanti altri, oltre a quelli che abbiamo visto. C'è anche, per dire, Dreamlight Valley, molto bello, mi piacerebbe molto giocarlo, ma non ho voglia di spendere 40 euro o scontatissimo a 29, ma non ho voglia, voglio vedere com'è. Perché il ragionamento finale è... Voi vi capita spesso, cioè io arrivo da una diciamo esperienza trentennale con i videogiochi ed era diverso quando ero piccolo, si comprava il gioco ci giocavo un anno. Non succede più questo, se ci pensate, voi comprate un gioco poi guardate già il successivo. Quindi che se io comprassi questo gioco, lo pago 29 e ci gioco un anno come facevo da piccolo, ok, non ha senso fare un Game Pass, un abbonamento per avere tutti i giochi. Ma calcolando che questo io lo avvio, ci gioco magari 3 ore, poi ho voglia di spara tutto, mi scarico Doom, gioco a Doom, poi torno a questo. Comunque calcolate che pagando un anno può essere una bella mossa psicologica, anche per dire io ho tutto questo per un anno e me li gioco tutti. Nulla mi vieta poi di comprare altro che non è in questo catalogo, certo, però la logica è quella. Ok, non l'avete fisicamente, ma quanto ci giocate? Quanto... Anche perché tanti sono giochi che li finite e non li giocate più. Tanti altri magari sono, diciamo, multiplayer, e anche lì ne escono talmente tanti ogni mese che non lo so. Valutate, io ringrazio Microsoft per questa opportunità di portare questo video, di aver avuto il codice per un mese, poi valuterò poi se prolungarlo, però volevo fare questo piccolo ragionamento, questo vlog con voi sul discorso del Game Pass. Ovviamente io, perché è arrivato a questo punto del video, voglio specificare che non è una marchetta, io sto facendo un ragionamento che poi può essere condiviso o meno, e questo può apparire delle discussioni, dei commenti qua sotto al video, dove mi farete sapere quello che ne pensate. E sicuramente è uno dei servizi più completi, secondo me. Ne ho provati anche altri su altri store, sono interessanti anch'essi, però quelli tendo a farli in concomitanza magari all'uscita in early access di alcuni titoli che mi interessano ma che non sono convinto di comprare. Su altri store, per dire, io ho fatto un mese d'abbonamento e mi sono finito Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, mi sono piaciuti entrambi ma ho risparmiato 100 euro a comprarli, ecco. Questo è il ragionamento. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.